partita dove c'è del rammarico, perché è una partita molto equilibrata, soprattutto nella prima parte della partita. Abbiamo attaccato molto, abbiamo creato i presupposti per far gol, non ci siamo riusciti, però soprattutto nel primo tempo direi che la squadra abbiamo fatto bene e rimane il rammarico di aver chiuso il primo tempo in svantaggio per un episodio che ha condizionato poi il primo tempo. Nel secondo tempo siamo scesi in campo cercando ovviamente di mantenere comunque equilibrio perché loro sono una squadra che comunque quando ripartono sono molto pericolosi e quello l'abbiamo limitato, abbiamo cercato di aggirare perché loro si sono chiaramente chiusi. Abbiamo cercato di creare i presupposti, in alcune circostanze ci siamo riusciti. La cosa che mi dà fastidio è quel gol del 2-0 preso perché secondo me lì ci vuole maggiore attenzione perché la partita dura 95 minuti e quindi il gol lo puoi sempre fare come poi abbiamo dimostrato di fare. Quindi lì secondo me non c'è stata la giusta attenzione, la giusta tensione che ci sarebbe voluto in un'occasione del genere perché ripeto, il gol poi lo puoi sempre fare come poi è stato. Ecco, lì secondo me abbiamo lasciato lì un qualcosa che diventa poi pesante nell'economia di una partita, come ho detto, equilibrata. E c'è il rammarico di non aver fatto punti in una partita in cui lo potevamo fare nonostante la forza indubbia dell'avversario. Adesso mercoledì c'è un'altra gara che è una gara molto molto insidiosa con una squadra che è comunque in ripresa con il nuovo allenatore, eccetera, quindi è una partita molto molto complicata che non hai tempo da preparare. Dovremmo stare molto attenti, prestare molta attenzione. È una gara sicuramente, comunque mentalmente, da arrivarci preparati nella maniera giusta.